regione sanità è all'attenzione sicuramente di tanti. Ma c'è la possibilità appunto che le possa parlare con Zingaretti? C'è un avvicinamento, diciamo, fra lei e il segretario? No, avvicinamento nel senso Zingaretti viene verso Napoli, viene verso il Rione Sanità e quindi si avvicina alla città, nel senso, come viene a fare un dibattito, ci sarà sicuramente una vicinanza fisica, ma non c'è stato, se parliamo di politica, non c'è stato nessun contatto politico, men che mai ci può stare qualsiasi tipo di dialogo in questa fase elettorale alla quale io sono molto distante, sapete, non farò campagna elettorale, non faccio campagna elettorale, andrò sicuramente a votare, eccetera. Quindi credo che non sarà invece l'occasione, credo, di questa iniziativa molto importante per raccontare a chi ha visto da lontano, magari, o non conosce nel dettaglio, quello che sta accadendo, ad esempio, in Regione Sanità, che è uno dei luoghi esemplari in cui con una squadra composita e diversa si è prodotto un livello di rinascita davvero straordinaria, e approfitto per dire che anche una parte significativa delle risorse a cui saranno parte significativa delle risorse destinate nell'ambito dei 90 milioni del piano del governo sul centro, su Napoli e sul sito UNESCO e sul centro storico, saranno anche destinati proprio a obiettivi del Rione Sanità, e chiuderemo questa partita col governo nel mese di maggio. Quindi significa che quando i quartieri si riscattano, quando i quartieri vivono, quando i quartieri creano delle sinergie significative anche tra pubblico e privato, tra amministrazione di prossimità e cittadinanza, tra mondo religioso e mondo laico, diventa non solo un fatto che si tocca, ma a sua volta produce interesse e stimola investimenti che sono poi valutati in modo corretto anche dall'amministrazione pubblica, che ha una sua visione di territorio, di quartiere e di città. Quindi magari vedremo anche se questi sono anche diversi esponenti politici, ho visto, di altri partiti a questa iniziativa. Credo che per loro sarà l'occasione di ascoltare e probabilmente anche di portarci una loro riflessione sulla città.